Ho estratto il cazzo che ho e lo firmo, incidendolo bene. Firmati Montellic 17. Poi lo posiziono e intanto che aspetto che si armi quell'altro, vado avanti con la riflessione del primo video. Dicevo, Carpeoro mi ha fatto capire questa differenza, no? Tra il come fare e il domandarsi perché devi occuparti di una cosa. E ho cominciato ad osservare il cazzo, no? Fondamentalmente. E documentandomi anche con ricerche storiche, eccetera, ma soprattutto seguendo quella che è la mia sensibilità, cioè ascoltarmi, vedere perché reagisco così, perché noi reagiamo alle comunicazioni che ci arrivano dalle immagini. Per esempio, se andiamo a vedere uno spettacolo di balletto classico dove ci sono delle ballerine e dei ballerini, quando si vedono questi ballerini che semplicemente camminano, che hanno questi glutei incredibili, no? Tu non puoi non restare affascinato da un tripudio della natura, di una bellezza potentemente bella e seducente che la natura mostra di se stessa quando è al meglio della sua verità di essere, no? Ecco. Per cui ogni forma ci comunica qualche cosa. I simboli comunicano con noi attraverso un meccanismo che non contatta, non coinvolge, non parla con la nostra intelligenza, psiche, informazioni che abbiamo raccolto in questo mondo qui. Che non voglio dire che siano sbagliate o tutte sbagliate, cioè. È un'arma, è uno strumento che noi possiamo utilizzare per il nostro benessere se siamo lucidi. Se siamo confusi, quello strumento lo usiamo per il nostro malessere. Questa è la piccola differenza. Ma tornando alla cosa che dicevo, ho studiato storicamente delle cose, però tenendo sempre acceso il mio sentire, no? E non ho potuto non accorgermi che, ma come hai potuto tu non accorgerti di che messaggio ti stava dando questa scultura che non solo l'hai fatta, l'ho modellata io, no? Per cui si presume coscientemente, no? E io dico, in parte sì, cosciente nel senso che non ero svenuto, però non era la mia mente che mi diceva, che muoveva i miei movimenti, che mi faceva fare le mie riflessioni, era la mia anima. Quella parte di me eterna che è eternamente giovane, che quando si guarda allo specchio dice: ah, piccolo scherzo, piccolo trucco, no? Mi stai truccando di un'età che non ho, perché il mio cuore, il mio essere ha costantemente quell'età lì che sento fin da quando ero bambino piccolo, fino adesso. Quella è la vera età della mia anima. Ed è con lei che io faccio, ho fatto e farò sempre i conti per fare il saldo. Che cos'è il saldo? Sto bene o sto male? Perché se sto bene, ce l'hai fatta. Sei stato estratto, hai vinto il Superenalotto. Se stai male, lo sai già, che te lo dico a fare. Cosa vuol dire stare male, no? Il cazzo, no, il cazzo. Mi si è e io lo sto osservando, no? E come diceva Carpeoro, a forza di chiedermi perché, perché questi perché mettono in moto una riflessione, no? E mi sono accorto che la comunicazione che lui dà, come forma, come la forma dei glutei del ballerino ci comunica un'eccitazione, come la forma che io ho deciso di mettere nel viso della scultura che rappresenta la pace, che non è la pace, lei non è la pace, lei deve semplicemente con la sua forma evocarla. E io ho usato quella forma per dire in un linguaggio che non sono parole, in modo che parli da sola, chi ci si trova di fronte, che è l'unico interlocutore giusto che può parlare con lei, e riceve un messaggio molto semplice: chiudi gli occhi e ascoltati.
Molto semplice, chiudi gli occhi e ascolti, perché non hai gli occhi chiusi di una persona che sta dormendo, perché è una posa che può scattare da un momento all'altro. Dico questa cosa per dire come io, che sono così cosciente dell'immagine, che riesce a comunicare una cosa importante per te, come ho fatto a non vedere questo messaggio che mi si sta liberando e piano piano, dico anche a te, a voi e a chi è interessato. Come mai non sono riuscito io a vederlo? Ma perché avevo un concetto appiccicato sopra di me, che mi ha accompagnato fino a questo momento qui. Ed è bellissimo crescere, perché che cosa vuol dire crescere? Crescere vuol dire vedere la tua anima, riconoscere che cosa gli è stato appiccicato sopra, che non è necessario per poter vivere bene, coscientemente, al pieno delle doti che quel grandissimo genio che il tuo creatore ha messo in te, uniche e irripetibili, nessun altro sarà mai più come me, o come te, o come chiunque persona. Questi concetti ci impediscono di entrare in possesso del nostro tesoro, della nostra ricchezza. E io lo sto vedendo adesso, no? In questo concetto che mi si sta togliendo, e togliendosi questo concetto, non è che la mia mente rimane come prima, con quella stessa freddezza di prima. Quello che viene fuori è un messaggio caldo che entra nella mia anima, comunica direttamente e abbraccia, scalda, danza, fa compagnia, succede il party immobile dentro di te. E stare in un party così, ve lo assicuro, quando ci stai non sei più disposto ad uscirne. E sei molto fortunato, perché per la prima volta non c'è nessuno che ti può dire esci dal tuo party, se non tu. Siccome io faccio parte del club di Socrate, quelli che vogliono godersi questo club, tra virgolette, che non è un club, è per intenderci, quelle persone che hanno quel tipo di sete, che non sono tutti, io mi rivolgo a loro fondamentalmente, non so chi siano, ci pensa la magia della vita. Cerco di chiudere perché sono sempre troppo lungo, sta caricando intanto che parlo adesso, l'altro video, magari tu l'avrai già visto, questo è il secondo, no? Però mi devo dare una calmata perché devo far uscire l'informazione giusta. Praticamente, e cerco di fissare un po' il messaggio, no? Questa forma qui, a differenza della Dale e del ballerino, che cosa viene a dire ad ognuno di noi, istintivamente? Che tu sei attento, tu sei presente in te, no? Quella forma ti dice qualcosa, è attento, è eretto, è cosciente di che cos'è, perché sennò si afflosserebbe. Un cazzo morto a riposo non ha attenzione, non è in tiro, non è concentrato su un punto di soddisfazione amorosa importante, perché quel sentimento, quella sensazione, quell'impulso sensuale è il primo compagno che noi abbiamo avuto con il primo respiro e sarà con noi fino all'ultimo respiro. Non averci confidenza, non essere liberi di averci a che fare, non ha prezzo. Per cui so di non averlo ancora svelato bene, perché ci sono ancora altre cose sul linguaggio del cazzo che dirò nella prossima colata, che lo sento, si è indurita in segno di pace. Ok.